Wow, sono qui per fare un bilancio, è un po' tardi, ne approfitto adesso, faccio un piccolo bilancio di quello che è stato questo fantastico anno. È partito a gennaio come un anno normalissimo, però poi sono successe delle cose per le quali ho ancora il sorriso sulle labbra. A gennaio 2019 inizio l'anno vloggando, così si dice nel gergo da videomaker, realizzando un sacco di video. Vado alla presentazione del libro di Francesco Mandelli, Mia figlia è un'astronave, realizzo un vlog e intervisto Francesco Mandelli e anche Alessandro Cattelan, che era lì a presentare l'evento. A febbraio sono in console un po' dappertutto, persino su un carro del carnevale in bilico sul muso di un trattore. Aiuto. Sempre a febbraio mi chiamano per realizzare un video che racconti la storia del caffè espresso per la Nespresso. C'è un orologio che suona. Dove eravamo rimasti? Amo il caffè. Lo definisco l'acquaffeina. Passatemi il termine. Realizzo il video a Milano in Piazza del Liberty. A marzo, come del resto in quasi tutti i mesi dell'anno, sono voce di numerosi spot radiofonici e voice over che vengono utilizzati per progetti audio e video sul web. Un sacco di video. Inoltre mi commissionano un video per PPG, questa grande azienda statunitense attiva prevalentemente nel settore chimico e vetrario. Realizzo un video per un amico, un professionista indiano, Candipan, che si occupa di Ayurveda. Tutto questo in una splendida location vicina a Senigallia. Ad aprile realizzo un video per Metro Quality, il punto d'incontro tra il mondo della progettazione e le aziende. Tutto questo in una location d'eccezione in via Solferino, nel cuore del Brera Design District a Milano. Qui grandi aziende creano sinergie molto particolari. Aprile è un mese di sperimentazioni. Do vita insieme al mio amico e socio di avventure Paolo ad un format web chiamato Dammi la posizione. Andiamo alla scoperta di bellissimi luoghi e lo facciamo raccontandoli con un taglio molto web, anche in maniera un po' goliardica. A maggio partecipo come videomaker al MIR a Rimini, una fiera internazionale che presenta le ultime tecnologie in fatto di audio e video. Realizzo vlog e racconto i giorni di fiera per Media News. A giugno continuo a realizzare video aziendali per numerose aziende che me li commissionano e faccio un giro in moto indimenticabile con altri arleisti al mega raduno Punta Bagna di Valloir. Un giorno indimenticabile. Anche il motorino non va più. C'hai le pastiglie che sono finite praticamente. Le 5, 2 minuti, siamo partiti alle 6 e mezza del mattino, 11 ore ragazzi. Luglio è stato il mese di una fiera molto grande ai piedi del Monte Rosa a Varallo, chiamata Alpa. Anche lì racconto con delle pillole video in stile vlog tutto ciò che succede in quei 10 giorni. Una fiera ricca di concerti gratuiti con nomi importanti della musica nazionale ed internazionale, attività sportive, attività culturali, veramente una figata. Qui devo schiarire la voce. Ad agosto mi arriva una chiamata molto importante. R101 mi vuole nella sua squadra. Mi chiama il direttore in persona dicendo al telefono: lo sai che Babbo Natale arriva anche ad agosto? Sei dei nostri? Wow, non potete capire l'euforia. E ovviamente dico un grande sì. Mi prendo 5 giorni di vacanza a Riccione dove posso rilassarmi un po'. A settembre inizio a trasmettere nei weekend a R101. Sempre a settembre stringo un'importantissima collaborazione insieme a Mapi Danna e do vita in versione video ai suoi love books, messaggi d'amore con la A maiuscola recapitati a famosissimi youtuber. Tutto questo succede grazie a una grande famiglia, 3 fantastiche sorelle che rispondono al nome di Marta, Monica e Morena. Semplicemente ed esclusivamente le sorelle Marlù. Per farvi capire, realizziamo love books in video alla Sabri, Id Insieme, Luca e Katie, Marta Lusito e molti altri. Ad ottobre lavoro in settimana i love books con Mapi e Marlù. E nei weekend sono in onda con Emanuela, mia sorella, con i Fratellis di R101. I Fratellis di R101 intervistano famosi chef come Simone Ruggiati, Gabriele Bonci, Marco Bianchi e tanti altri. Compro un cappello modello padrino e faccio crescere i baffi per Movember, dall'unione di 2 parole in inglese, come Moustache e November. Dicembre realizzo un video di Natale per un'amica, Barbara, e il suo showroom, Vecchi Libri e Cose, con protagonista Lucia, una bellissima bimba che si aggira nel negozio con quell'aria di stupore che solo i bimbi sanno regalarci. Tirando le somme sono veramente contento di come è passato il mio 2019. Sono successe cose bellissime, non me le aspettavo nemmeno. Spero questo 2020 mi porti altrettanta fortuna e sia ricco di novità. Continuo a lavorare come faccio sempre, quasi 7 su 7, non dico 24 su 24, ma ci siamo. E quindi al prossimo video. Ciao!